Interlagos, ultima prova del mondiale e gara che segna la fine di un'era. Dal 2014, infatti, i regolamenti tecnici verranno drasticamente modificati, con l'introduzione del motore turbo che sostituirà l'attuale vuoto aspirato e la riduzione delle forze generate dalle appendici aerodinamiche delle vetture. Tutto questo non può non avere un deciso impatto sugli pneumatici, che devono trasmettere a terra tutte le forze generate dalla vettura, in frenata, in curva ed in trazione. Meno downforce significa che le auto del prossimo anno saranno schiacciate a terra da una forza inferiore rispetto all'attuale e si dovrà quindi contare in maniera maggiore sul grip meccanico offerto dalle mescole battistrade. Il motore turbo erogherà poi la coppia in maniera completamente differente rispetto all'attuale ed il nuovo sistema ERS fornirà un surplus di energia. Il risultato sarà una curva di coppia motrice trasmessa agli pneumatici molto elevata e quasi costante in tutto l'arco di utilizzo del motore. La somma di tutti questi contributi porterà a scaricare sugli pneumatici, soprattutto posteriori, stress elevatissimi, con forti rischi di pattinamento e conseguente surriscaldamento. Una nuova sfida per Pirelli, che porta sulla severa pista di Interlagos, nell'ultima apparizione dei motori aspirati, il P0 Orange Hard e il P0 White Medium.